Ben trovati, ci fa piacere che siete qui, perché noi abbiamo deciso di non rispondere più alle provocazioni degli altri, ma di parlare dei temi. L'abbiamo sempre detto, la linea guida del Movimento 5 Stelle nel 2013 erano i 20 punti, abbiamo portato proposte di legge per tutti quei 20 punti, adesso abbiamo lavorato in questi 5 anni con esperti, con tante persone, abbiamo conosciuto il territorio italiano che sicuramente è molto complesso, quindi abbiamo tirato fuori delle idee. Quindi oggi voglio farvi un focus sul lavoro che abbiamo fatto in 5 anni in Commissione Agricoltura. La prima cosa che vi voglio dire è che purtroppo abbiamo un problema di carattere nazionale, perché tutti quanti ci hanno scritto, ci hanno detto, sono venute anche nelle audizioni, bisogna fare un programma agricolo nazionale. Il problema è che abbiamo dato alle regioni la materia agricoltura. Quindi questo noi ci abbiamo provato con una riforma costituzionale che avevamo solamente contrastato, a dire che bisogna riportare l'agricoltura a capo allo Stato, perché con 20 regioni agricole è impossibile fare un piano nazionale. Tra l'altro con i soldi di TSR molte regioni, diciamo quasi tutte le regioni, ci fanno la campagna elettorale. Questo purtroppo bisogna dircelo e questo è un problema molto grosso. Quindi ve lo dico, perché il punto chiave è riportare il capo allo Stato chiaramente le scelte agricole di livello nazionale. Poi è vero, c'è le regioni del nord, le regioni del sud, c'è più curiosità da una parte, ci sono terreni di vario tipo, allora lì che si specializza e si razionalizza, ma non è che un terreno, un territorio finisce nel confine amministrativo, no? È una caratteristica geografica come bacini organici. Questo è un po' il problema più grosso che siamo scontrati, noi sia sulle politiche della PAC che su tutte le questioni, arriva la conferenza Stato-Regioni e quando vedono che alla fine del mese, alla fine dell'anno non gli arrivano qualche milione di euro, si impuntano. Ecco, questo è un problema che ognuno, troppi campanili, su questo bisogna lavorarci. Allora, noi abbiamo strutturato un po' l'idea agricola, perché l'agricoltura è una cosa seria. L'agricoltura non è quella solo di linea verde, insomma, no, quella è bella, è simbolica, no, poi la gente da una certa parte deve tirare fuori reddito, deve pagare mutui, deve investire, deve curare il territorio, no? Ok, quindi va studiata, fa un'economia, perché c'è il suolo, c'è l'acqua, c'è l'uso delle risorse in maniera idonea, non bisogna sfruttare il territorio perché poi se non foderiamo non ci cresce più niente, il cuneo salino desertifica le zone, soprattutto costiere, e lì non ci cresce più niente, quindi l'agricoltura, cioè, è importantissima per una serie di fattori. Quindi abbiamo ideato tre linee di indirizzo, le faccio leggere, politiche nazionali, politiche agricola comune, quindi scelte comunitarie, perché l'agricoltura, vi farò vedere, la politica più importante dell'Unione Europea. Tra l'altro l'Unione Europea, ex comunità europea, nasce proprio sulla politica agricola. E poi abbiamo l'educazione al consumatore, che è il consumatore, perché noi possiamo fare tutte le leggi che vogliamo, però se poi a noi facciamo scelte sbagliate al supermercato, come in altre, allora non abbiamo fatto nulla, no? Questo è importante. Quindi questi sono tre canali di indirizzo principali. Ecco, questo perché forse molti non lo sanno, cioè chi è magari agricoltura lo sa, però un terzo della superficie italiana è bosco, un terzo, diciamo, c'è le rocce, c'è l'abitazione, sono urbanizzata, ma un terzo è superficie agricola. Okay? E questo bisogna ricordarcelo, perché con un milione, poco più, di aziende agricole abbiamo una media molto piccola. Molte di queste aziende agricole sono il secondo e il terzo lavoro, vanno prese in considerazione per una serie di motivi, soprattutto legati alla preservazione del territorio, però poi, questo vedremo tra breve, è un fattore anche di debolezza, sul quale abbiamo idee su come lavorare. E i competitor chi sono? Sono i paesi praticamente più importanti, Francia, Germania, Spagna, Italia. Se vedete, la fa breve, siamo più piccoli, molte più aziende, molto più piccole, molto più frazionate, sì, bei colori, belle, però non sappiamo lavorare insieme. Questo in un mondo, piaccia o meno, ormai globalizzato, le merci viaggiano tutte forti le persone, difficilmente a breve si può tornare indietro, quindi magari tra qualche decina d'anni ci sarà, diciamo, un'intelligenza di massa che capirà che certe scelte fatte nel passato sono state sbagliate, ma nel frattempo le aziende agricole devono campare lo stesso, quindi noi dobbiamo lavorare anche in condizioni così difficili, lavorando allo stesso tempo per migliorare le condizioni. Questo intanto per avere una grafica, no? Perché sembra l'Italia importantissima, però i numeri sono più piccoli della media europea, tra l'altro. No? Questo per dirvi quant'è il bilancio relativo all'agricoltura, alla pesca, insomma, alle politiche forestali, è importantissimo, è il più grande di tutti. Quindi ci sono un sacco di risorse, perché comunque il cibo è fondamentale per una nazione, per un'Unione Europea è fondamentale. Tutte le guerre sono nate per il cibo, questo bisogna ricordarci. E tutelare, a parte le risorse ambientali,
non ne va solo nella produzione di cibo, ma anche del benessere, dell'acqua, dell'aria. Quindi, cioè, come politica c'è. Poi dopo, quando si scende a livelli nazionali, magari è un po' uno la interpreta come vuole. Molti me l'hanno chiesto, ma può diventare l'Italia più sufficiente in tutto? La risposta è no, però si può migliorare. Una serie di motivi? Siamo i più piccoli, Francia e Italia, l'Italia ha 28 milioni di ettari, noi 12, loro sono 60 milioni, non uguale, per dirvi, no? Quindi è chiaro che siamo anche siamo un paese molto popoloso, quindi, però si può lavorare, per esempio, sul recupero di tante aree marginali, sull'efficienza delle produzioni, e quindi cioè, quelle barre, i deficit possono crescere. Vedete, il vino addirittura tre volte tanto, no? Tanto per farvi un'idea di quanto siamo forti, quanto ci esporta di più, come vedete frutta e vino vanno, il resto importiamo quasi tutto. Questo è un passaggio sul consumatore, su noi. La società è cambiata, si è globalizzata, adesso si compra con Amazon tutto quello che vuole e nessuno cucina più a casa. C'è poco tempo e quindi va molto forte la quarta gamma. Quindi questo che voglio dire, che la ricchezza si sposta sul trasformatore. E io dico, forse toccherà aiutare qualcuno a cominciare a trasformare, che se no la ricchezza si sposta di là. Allora, poi noi in questo incidiamo tanto, perché se poi noi scegliamo che sarà a 50 euro il chilo dentro la busta, però già lavato, è una scelta logica, io non posso dire, però pensateci quando facciamo queste cose. Abbiamo fatto una guerra sulla percentuale del succo di frutta, non nella spremuta del 100%, ma nelle bevande che sanno di aranciata. Ma vediamo il succo di frutta, facciamo anche la spremuta, cioè qualche volta sono veramente ridicoli. E andiamo a comprare l'olio a 3 euro perché costa caro e poi compriamo al bar un caffè a 90 euro il litro. Quanto ce ne sta? 90 centesimi, no? Cioè, è comunicazione questa però. È certo. È comunicazione, la forza della comunicazione. Bisogna lavorare su questo, per questo io vi racconto queste cose per stimolarvi. Tutte queste cose poi.